Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo subito quindi con la cronaca. Purtroppo è deceduto l'uomo infetto da una zanzara West Nile. All'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani è deceduto l'uomo di 73 anni di Marsala, ricoverato a metà agosto dopo essere stato contagiato dal virus delle zanzare West Nile. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i medici avessero subito intuito si trattasse di febbre del Nilo, poi confermata dalle analisi. A Ferragosto l'uomo, che non aveva particolari patologie, è stato ricoverato per una insufficienza respiratoria. Poi le sue condizioni si sono aggravate ed è finito in terapia intensiva. È il primo decesso per West Nile in Sicilia. L'uomo abitava in contrada Cutusio, borgata del versante nord di Marsala. In queste settimane, dopo aver rilevato il caso, l'ASP di Trapani ha disposto controlli sugli allevamenti che insistono nel raggio di 3 km dall'abitazione dell'uomo. Sono risultati positivi al virus 2 cavalli e un cane. C'è anche un altro caso sospetto su un cavallo di Alcamo, sempre in provincia di Trapani. L'uomo deceduto è il pittore di origini palermitane Momò Calascibetta, che ha lasciato anche una commovente lettera di addio, o meglio, come lui stesso ha sottolineato, di arrivederci sulla sua pagina Facebook. Una lettera davvero straordinaria che vi invitiamo ad andare a leggere, dove ha raccontato la sua lenta agonia. A Pantelleria due uomini sono stati arrestati con un carico di droga record. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, due soggetti di 42 e 29 anni che devono scontare rispettivamente circa 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I condannati in via definitiva erano stati tratti in arresto in flagranza dai carabinieri di Pantelleria nel dicembre del 2021 per detenzione ai fini di spaccio di oltre 138 kg di sostanza stupefacente tipo hashish, suddiviso in oltre 1300 panetti pronti per essere smerciati al di fuori dell'isola. Il valore che avrebbe fruttato la vendita della droga sarebbe stato superiore al 1 milione di euro. L'irruzione effettuata all'imbrunire ha colto di sorpresa i due, che consegnavano subito 9 panetti di hashish dal peso di 1 chilogrammo circa. I carabinieri all'epoca dei fatti hanno notato che ogni panetto era identificato con un logo diverso, intuendo che potesse trattarsi di un campionario appartenente a un vero e proprio carico di droga. Così, dopo alcuni accertamenti, i due sono stati condotti in un'abitazione poco distante, dove in un ripostiglio nascosti all'interno di trolley da viaggio i carabinieri hanno trovato l'enorme quantità di hashish, oltre 1300 panetti perfettamente confezionati. Al termine delle formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Un servizio di controllo nel weekend da parte dei carabinieri di Mazara, 7 denunce. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Mazara hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio, incentrati per lo più nelle ore serali e notturne. All'esito dei servizi sono stati denunciati 7 soggetti per svariate tipologie di reati. 2 uomini e una donna di 32, 29 e 27 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, sono stati deferiti per i reati di riciclaggio e violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo, in quanto avrebbero asportato i contrassegni di identificazione di un'autovettura alterandone la targa appartenente ad altro veicolo. Un uomo di 52 anni è stato sorpreso alla guida di un veicolo sprovvisto di patente di guida e a seguito di accertamenti denunciato per guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio. Durante delle perquisizioni eseguite a seguito di controllo sulla circolazione stradale, 2 minorenni sono stati denunciati per il porto illegale di coltello da punta e taglio. Infine, un 41enne mazzarese sottoposto alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di Mazara è stato denunciato per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal giudice. Una donna turista americana è stata soccorsa da un elicottero dell'82esimo centro XSAR a Castellammare del Golfo.
Nel pomeriggio di ieri un equipaggio dell'82esimo centro XAR del 15esimo stormo dell'aeronautica militare di Stanza Trapani ha effettuato il recupero di una donna statunitense che si è infortunata sul sentiero per giungere alla Cala de Sogni a Castellammare del Golfo. L'equipaggio in prontezza d'allarme con elicottero ha ricevuto l'ordine di missione dalla sala operativa del Rescue Coordination di Poggio Renatico ed è decollato dall'aeroporto di Trapani poco prima delle 13.40 per imbarcare due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia a Castellammare del Golfo. Successivamente l'elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento. Raggiunta la Cala dei Sogni, in considerazione della zona particolarmente impervia, la donna è stata recuperata con barella tramite l'uso del verricello. Una volta a bordo e in sicurezza, l'infortunata è stata trasportata al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla c'era un ambulanza del 118. Terminato l'intervento, l'equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere la prontezza di allarme SAR e per predisporsi per un eventuale ulteriore intervento. Continuano le segnalazioni da parte dei nostri telespettatori su situazioni di degrado ambientale nel territorio. Questa volta abbiamo visto la situazione in vari punti della città di Petrosino. Parliamo ancora di degrado ambientale grazie alle tantissime segnalazioni che ci vengono fornite dai nostri telespettatori, dai nostri utenti e da tutti i cittadini. Questa volta ci spostiamo a Petrosino, dove le zone disagiate sono davvero e degradate sono davvero tante, a cominciare dalla zona di fronte alla posta, nell'area antistante, dove il degrado è massimo, con tante bottiglie che tra l'altro sono anche pericolose, sparse per il territorio e con tanta spazzatura. Poi la zona che ci viene proposta è quella delle case popolari di via San Giuseppe, anche qui tanto degrado, tanta immondizia, con sacchi abbandonati in ogni dove, e la situazione igienica che è davvero pericolosa. E poi alla fine la zona di Torrazza, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città di Petrosino, qui ci sono anche rifiuti pericolosi ingombranti, nei ritagli della foto abbiamo visto anche un frigorifero abbandonato, pneumatici, plastica e tanto altro materiale. Insomma, una situazione di degrado nella città di Petrosino che andrebbe subito bonificata per evitare appunto l'inquinamento delle falde acquifere e soprattutto per restituire dignità ad una zona che meriterebbe davvero molto altro. Gioventù Nazionale di Mazara denuncia invece lo stato di degrado dell'Istituto Tecnico Commerciale di Mazara. Il gruppo di Gioventù Nazionale di Mazara ha diffuso un comunicato che riguarda l'Istituto Tecnico Commerciale di Mazara. Queste sono le condizioni in cui versa la struttura dell'Istituto Tecnico Commerciale Ferrara di Mazara, dicono in contrada facciata, struttura che ospita la più grande popolazione studentesca della città. L'alluvione di venerdì ha probabilmente causato danni anche all'istituto, ma il tema era già molto delicato ancora prima dell'evento. La struttura si presenta in uno stato di degrado assolutamente intollerabile, con rifiuti sparsi all'interno dell'edificio stesso e con la presenza evidente e allarmante di calcinacci sparsi nelle aree esterne. Eravamo intervenuti, dicono i giovani di Gioventù Nazionale, in passato in merito alla derattizzazione dell'istituto, andando a tutelare i giovani studenti che quotidianamente assistono a questo fallimento istituzionale, così come lo chiamano. Com'è mai possibile che nessuno, dai dirigenti scolastici fino alle testate giornalistiche locali, intervenga e si occupi dell'immenso quanto intollerabile problema? Ci sorprende questo silenzio perenne che ormai affligge la città da troppo tempo. È giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Questo problema va tempestivamente risolto, si intervenga immediatamente mettendo in sicurezza le aree a rischio, rendendo vivibile il contesto scolastico dell'intera struttura. Gioventù Nazionale si rivolge al commissario dell'ex provincia e all'assessore locale di riferimento, dicono faremo di tutto per risolvere e far chiarezza in merito a questo increscioso in questa incresciosa situazione, con la promessa di essere a fianco alla popolazione studentesca mazzarese. E siamo adesso alla pagina sportiva, cominciamo subito con i risultati e le classifiche della giornata.
Risultati e classifica del campionato di eccellenza quarta giornata: Casteldaccia-Acragas 1-1, Misilmeri-Gela 2-2, Ennacus-Palermo 3-1, Leonfortese-Mazzarese 0-1, Mazzara-Profavara 2-1, Nissa-Parmonval 4-0, Resuttana-San Lorenzo-Castellammare 1-3, Sciacca-Oratorio-San Ciro-Marineo 3-1. La classifica: lo Sciacca in testa, a punteggio pieno 12 punti, Acragas e Enna 10, Misilmeri e Mazzarese 8, Casteldaccia e Mazzara 7, Cus Palermo e Profavara 6, Nissa e Parmonval 4, Castellammare 3, Oratorio San Ciro Marineo 2 punti, Leonfortese Gela 1, Resuttana 0 punti. Campionato di promozione, questi risultati: Casteltermini Carini sospesa, San Vito Partini Caudace 0-1, Folgore Alcamo sospesa sul punteggio di 1-1 all'89esimo per invasione di campo, Marsala Petrosino 0-1, Gemini Fulgatore 0-4, Iccarense Accademia Trapani 1-3, riposato il Camarat. La classifica: Partini Caudace in testa con 9 punti, Accademia Trapani, Petrosino e Gemini 7, Carini, Camarat, San Vito e Folgore 6, Fulgatore 5, Iccarense 3, Alcamo 1, Casteltermini e Marsala 0, ma qui ci sono davvero tante partite da recuperare. E cominciamo subito a vedere gli highlights delle partite, cominciando dalla vittoria del Mazzara sul Profavara per 2-1. Tante Lamraui sul pallone, prova a superare con una bella giocata incatasciata. Lamraui allarga sulla destra per Camara, che mette in mezzo nella zona in cui c'è Gomez, colpo di testa alto. Ancora cross in mezzo dalla destra, c'è Bertoglio ad anticipare Fricano, va a vuoto Bertoglio, Fricano mette giù il pallone. Fricano poi prova a rimetterla in mezzo nella zona in cui c'è solo. Rimessa laterale battuta adesso, palla ancora per Graziano, che prova a mettere giù il pallone, mette in mezzo dove c'è De Luca. Si salva in qualche modo la difesa del Mazzara, regala alla difesa del Mazzara una rimessa laterale in zona offensiva alla Profavara. Palla messa in mezzo per De Luca, l'anticipo di Longo, poi Bertoglio anticipa a sua volta Fricano, che era da solo praticamente davanti a Toma. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, batte Lambraui a cercare in mezzo dove c'è Federico, che colpisce di testa, palla di poco alta. Federico dopo la punizione battuta da Lambraui. Intanto Gomez serve a Lambraui, che prova a entrare in area, finisce a terra il numero 10 del Mazzara, non c'è fallo a giudizio dell'arbitro. Graziano punta Pirrello, Graziano salta Pirrello, prova a entrare in area, mette in mezzo nella zona in cui c'è incatasciato, e quando siamo al quarto d'ora la Profavara passa in vantaggio. C'è Lambraui sul punto di battuta, mette in mezzo, la palla viene allontanata dalla difesa della Profavara, poi arriva il destro di Cesar, che mette qualche brivido al portiere della Profavara, ma finisce di poco al lato. Fricano sul punto di battuta, prova a mettere in mezzo dove c'è Marino, poi arriva la girata di De Luca, blocca tranquillamente Thomas. Bertoglio sul punto di battuta, prova a mettere in mezzo per cercare i centimetri di Gomez, poi Camara prova la girata, cicca però il pallone, che viene riconquistato da Miano. Profavara che può distendersi in avanti, Miano guadagna metri e arriva addirittura quasi fino alla linea di centrocampo, prova il lancio in avanti per incatasciato che salta Thomas, che era uscito dall'area di rigore, poi recupera in qualche modo la difesa del Mazzara. Camara prova a lanciare in velocità Gomez, che adesso deve puntare e lo fa e supera Miano, poi torna indietro Gomez per cercare di superare nuovamente il numero 5 della Profavara. Gomez finisce a terra dopo un contrasto con Miano, le proteste del Mazzara non vengono ascoltate dall'arbitro. Si allarga Saia, avanza il numero 9 del Mazzara, che entra in area, prova il tiro e la pareggia il Mazzara quando siamo al 34esimo minuto. Davide Saia riporta il risultato sull'1-1, gol meritato per questo ragazzo che fin qui sta facendo davvero bene. Tra le promesse dei giocatori della Profavara, che probabilmente volevano un falso a centrocampo. Graziano, contrastato da Bertoglio, che recupera il pallone senza fallo. Bertoglio adesso prova a servire Gomez, che entra in area. Gomez! È incredibile! Il palo nega la gioia del gol al centravanti del Mazzara. Bossa in avanti ancora per Marino, c'è Longo su di lui. Bossa, Marino riesce comunque a mettere in area, la palla arriva a Graziano che si libera col destro e mette incredibilmente al lato. Prova a salire il capitano del Mazzara, che serve sulla corsa Camarà.
Ancora Camarà, entra in area, mette in mezzo dove c'è Gomez che prova a girarsi. L'anticipo di Fallea, della premiata ditta Miano Fallea, evita guai peggiori alla Profavara, ma Pirrello recupera il pallone per il Mazzara. Mette in mezzo proprio nella zona di Gomez, anticipato però qua in uscita dal portiere D'Andrea. E quando siamo al 45esimo minuto, dunque senza minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi a prendere il classico tè caldo. Battuta già effettuata nella zona di Graziano, che mette il pallone a terra in area di rigore. In posizione regolare il numero 7 che prova il mancino, poi un rimpallo. Il Mazzara che piano piano ha provato a rispondere fino a prendere campo. Intanto c'è Graziano che entra in area, riceve palla in area, poi calcio d'angolo battuto adesso. C'è l'uscita di Thomas, quasi a vuoto. L'Akragas, società con la quale era tesserato. Tanto palla messa in mezzo, prova a liberare la Profavara, poi arriva il sinistro di Gomez che, quando siamo al 50esimo minuto, porta in vantaggio il Mazzara. Dunque si completa la rimonta dei Canarini con la rete di Ivelino Koulibaly. Gomez al suo primo centro in maglia gialloblu. Siamo al 50esimo minuto, Mazzara 2, Profavara 1. Africano sul punto di battuta, la battuta arriva adesso nella zona di Miano che prova a rimettere in mezzo, poi il colpo di testa di De Luca, arriva Graziano, la chiusura provvidenziale di Longo. Saia prova a saltare due uomini, Saia ci riesce, lascia lì la palla per Gomez, adesso ancora Gomez, Gomez prova il destro, palla in avanti a cercare l'Amraoui che sfugge alla difesa della Profavara, prova il pallonetto, palla troppo alta. In cui sono un fallo laterale Camilleri, adesso c'è l'inserimento in area da parte di Incatasciato che mette in mezzo, Thomas riesce a bloccare, poi finisce a terra dopo lo scontro proprio con il suo compagno di squadra Alessio Morasca. Palla adesso in avanti a cercare Gomez, contrasto aereo duro da parte di Gomez e arriva un cartellino rosso. C'è Camarà sul punto di battuta, palla messa in mezzo all'indirizzo di Federico che prova il colpo di testa. Si distende il Mazzara in contropiede, ancora Fernandez Castro prova il sinistro da lì, la palla rimbalza pericolosamente davanti ad Andrea. Per rimettere in mezzo dall'out di sinistra, la palla arriva sulla testa di Federico che però appoggia comodamente per D'Andrea. Arriva però l'anticipo di Caternicchia, poi Thomas, poi Gomez riesce a riconquistare il pallone lanciando Saia sulla sinistra. Entra in area Saia, prova a piazzarla, arriva la chiusura di Marino, arriva la battuta di Camarà in mezzo dove c'è Pirrello, anticipato ancora una volta, poi Gomez sbaglia il controllo, favorisce l'inserimento di Bossa, palla in avanti a cercare la piana che si gira, determinante in questo caso la chiusura di Longo che vale quanto un gol insieme ai suoi compagni. La piana mette ancora in mezzo, arriva il colpo di testa di Marino, Longo ancora una volta allontana il pallone per la Profavara, palla lasciata lì per Bossa che prova a sventagliare in mezzo nella zona in cui Miano rimette in mezzo per il colpo di testa di Marino fuori della Profavara. Bossa mette in mezzo dove c'è Miano che di testa colpisce, ma era in posizione irregolare, aveva fatto un miracolo Thomas. Bossa lancia in avanti nella zona dove ci sono gli attaccanti della Profavara, palla spizzata in avanti, arriva l'anticipo di Thomas su Dembélé. Adesso arriva il triplice fischio al Nino Vaccara, scorrono i titoli di coda su Mazzara Profavara con la squadra di Mister Marino che conquista tre punti pesantissimi. Mazzara batte Profavara 2-1 in rimonta tra le proteste della Profavara all'indirizzo dell'arbitro. Ricordiamo i marcatori, ospiti. La Mazzarese invece vince fuori casa sul campo della Leonfortese con un gol di Angileri. Nel finale vediamo le interviste di fine gara. Allora, mister Ignazio Cianetta, una vittoria molto importante per la Mazzarese in questo match che si era un po' complicato nell'arco dei 90 minuti. Si era complicato sì, perché comunque l'avversario era di quelli tosti. Io devo fare complimenti a Leonfortese, a Sebi Catania, perché ho trovato una squadra organizzata, compatta, ben messa in campo e poi devo dire che per noi oggi è stata veramente importante come vittoria per come è arrivata, perché comunque
penso che sia stata pure meritata, perché comunque non è che abbiamo rischiato solo una volta su una parata del nostro portiere, ma anche noi abbiamo avuto nel primo tempo e anche nel secondo tempo le nostre situazioni. Ti ho fatto comprendere. Sì, 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 siamo in diretta. Ecco, mister, chiediamo un parere anche a mister Sebi Catania. State insieme, mister Sebi Catania, come ha visto la partita questi 90 minuti? Vediamo se mi smentisco. Ma no, abbiamo giocato contro una grande squadra. Credo che noi abbiamo fatto la nostra partita. Non dico, non sono nessuno per dire se meritiamo qualcosa in più o in meno, dico che ci siamo giocati a chiesa aperta. Perdere così ci fa male, però credo che noi siamo sulla strada giusta, perché oggi abbiamo dimostrato di poter tenere bene il campo contro una squadra che è candidata a lottare per le prime tre posizioni. Poi faccio complimenti alla Mazzarese, faccio i complimenti a Ignazio e faccio complimenti ai miei calciatori, perché oggi sono me hanno una grande partita. Era questa la Mazzarese che si aspettava? La Mazzarese, a parte che io conosco Ignazio, so come, con quale passione e quale dedizione mette nel preparare le partite. Poi. Canale 2, pubblicità. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%. Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brooms. Solletico. Ci trovi in Contrada Strasatti 272, via Nazionale. www.canale2.com. Torna alla vittoria il Castellammare sul campo del Resuttana. Amici appassionati del Resuttana San Lorenzo, un caloroso benvenuto a tutti dal Centro Sportivo Pasqualino di Carini. Siamo pronti per assistere alla quarta giornata del campionato di eccellenza, pronti per vivere Resuttana San Lorenzo contro Castellammare. Anche tutta la linea difensiva per cercare i buchi che... Per la formazione di casa, palla illuminante di Giampiero Clemente a trovare lo spunto di Antonio Mercanti, che non trova lo specchio della porta. Sau. Tocco verso Clemente. Ancora Clemente, tenta il tiro! Un gol pazzesco! Quello di Giampiero Clemente, che regala il vantaggio al Resuttana San Lorenzo, e 1-0. Ci pensa sempre lui, Giampiero Clemente. Poi arriva dietro Saul, che punta l'avversario. Ottimo il lancio qui in indirizzo al giocatore Mercanti del Resuttana San Lorenzo. Qui Saul, bello lo slalom, bella conclusione sulla traversa.
parte Clemente sul secondo palo, salta Zambetti, un miracolo di Grimaldo a mettere in calcio d'angolo. Pareggio a Casteldaccia tra la squadra locale e la forte Akragas. Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti allo stadio Fiorilli di Casteldaccia per Casteldaccia Akragas. Quarta giornata del campionato d'eccellenza Girone A. Spampinato accetta, prestigiata un forte con Lapi al primo affondo. Punizione per il Casteldaccia, Presti Giacomo in zona battuta, scambia il pallone con un compagno di squadra, poi il cambio gioco per l'inserimento di Spampinato che vince il duello con Baio. Spampinato riesce a crossare, caccetta e poi riparte l'Akragas con Baio, intercetta il pallone, accetta, ribaudo, palla imbucata per Monti, attenzione, Monti si accentra, Monti in zona tiro. E poi la conclusione e c'è il gol del Casteldaccia con Lapi al quinto minuto di gioco. Cambia risultato, ha segnato il Casteldaccia con Lapi al primo affondo. Ancora una palla gol per la formazione di casa con il numero 9 Monti e l'Ezai attentissimo salva l'Akragas. Attenzione a Monti, poi Minnone in area di rigore contro Mannina, Minnone, la conclusione, l'Ezai attentissimo. Calcio d'angolo per l'Akragas, siamo giunti al 17esimo. Parte Garufo, palla in aria, di testa, caccetta, traversa clamorosa. Akragas ad un centimetro dal pareggio con caccetta. 20esimo del primo tempo, punizione per il Casteldaccia, avanti 1-0. Minnone per la conclusione, due in barriera per l'Akragas. Fischia Melodia, parte il numero 10, palla in aria, Alizai con i pugni, poi altro tiro in porta, Alizai in angolo salva l'Akragas, il tiro di Ferrara dalla lunga distanza. 38esimo, punizione per l'Akragas, Garufo chiama lo schema, due in barriera per il Casteldaccia, fischia l'incerto Melodia, parte Garufo, palla in aria, la palla filtra e poi di testa Semenzin, palla sul fondo. 42esimo, punizione Akragas, sotto di un gol la squadra bianco-azzurra, primo gol subito in campionato per il portiere Lesai. Garufo per la punizione, cross, due in barriera per il Casteldaccia.
Parte Desiderio Garufo, palla in aria, calcetta di testa e poi palla fuori di un niente. Akragas vicino al pari, ancora con calcetta. Mannina, fermato, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo. Avanti il Casteldaccia, 1-0. Gori allo stadio Fiorilli di Casteldaccia, ancora un saluto da Davide Sardo. Sta per ricominciare la sfida tra Castelbio Gioco. Ribaudo accetta, alza lo sguardo, il cambio gioco per servire Minnone che punta Mannina, palla imbucata per Lapi, la conclusione, bravo Barrera, palla in angolo. Terzo minuto della ripresa, Mansur entra in aria, Mansur col destro, murato. Baio con le mani, quarto minuto, pallone che arriva in aria per Garufo, la conclusione, esterno della rete, parata del portiere Di Paola. E allora palla gol per Garufo, angolo per i biancoazzurri. Entrati in campo con l'atteggiamento giusto. È pronto Garufo. Parte palla bassa sul primo palo. Garufo per Semenzin. Ferrare in acrobazia. Ferma Semenzin. Insiste ancora l'Akragas con Vizzini che supera un avversario. Pallone indietro per Caccetta. Settimo della ripresa. Semenzin. Pallone per Mannina. Mannina entra in aria. Mannina in zona tiro. Mannina passaggio a rimorchio per Garufo. Palla sul fondo. Ed eccoci al decimo della ripresa, punizione Akragas, 3 in barriera per il Casteldaccia, Mannina con il sinistro, accanto a lui Garufo, si allontana Garufo e allora Mannina, da lì può tirare in porta. Fischia melodia, parte Alessio Mannina, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Mansur, atterrato, salva quasi sulla linea. E non viene concesso il calcio di rigore all'Akragas, protestano un po' tutti. Ancora protesta. Mansur è stato letteralmente. Sarà calcio d'angolo. 91esimo. Con le mani Barrera, palla che arriva in aria. Attenzione, Pavicic, Prestigiacomo arriva prima sul pallone, poi Garufo, Cipolla. Il piattone, palla in avanti per Pavicic. Attenzione, Barrera! E non riesce a segnare l'Akragas, la palla è ancora lì e si salva il Casteldaccia. Salvataggio sulla linea di Prestigiacomo che esulta. 94esimo, da loro con le mani, palla per Pavicic, col petto. Spazza via il pallone il Casteldaccia, da loro con la testa. Poi prova a ripartire la squadra di casa, recupera il pallone da loro, Garufo si va da Ivan Bonanno, pallone per Garufo, ultimi secondi, palla imbucata, col petto Pavicic, la conclusione, la rete, ha segnato l'Akragas con Santiago Pavicic, all'ultimo respiro l'Akragas impatta la partita, incredibile, 1-1. L'Anissa torna a giocare al polveroso Palmintelli e vince nettamente. Siamo invece al fin di questa sfida, grazie alle immagini che ci giungono a Salvo Giglia, dopo un giro di lancette rompe il ghiaccio a Zara con questo destro dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta per un paio di metri al settimo e già vantaggio, lancio lungo di Hernandez per Ortiz che fa a sportellate con l'intera retroguardia palermitana, palla in profondità per Azzara, il destro e quello giusto per il vantaggio della Nissa, 1-0 al Palmintelli al 14esimo. Bellissima l'azione corale, la compagine bianco scudata che libera il cross, Morales mette dentro per Ortiz, colpisce di testa trovando la respinta di Mannino sul quale si avventa Koulibaly, segna la prima rete in bianco scudato e si presenta così ai suoi nuovi tifosi al 22esimo. Tabasso, ancora un lancio lungo per Azzara che sguscia via ancora una volta il suo mancino, fischia vicino alla trasversale, 25esimo, punizione di Rappa invece che pesca la testa di Caronia, manda di poco sul fondo il calciatore palermitano. Scorriamo fino al 38esimo
Corner dalla destra in favore del Cus Palermo. Gallo pesca la testa di Calandro che va vicinissimo al gol che avrebbe accorciato le distanze. 42esimo, Sacco manda Ortiz in campo aperto. Ortiz si lascia ipnotizzare da Mannino, poi sulla respinta di Abiri prova col destro, riesce ad alleggerire la retroguardia palermitana. Ultima emozione questa prima frazione di gioco al Palmintelli con Morales che innesca ancora una volta Angelo Azzara, tarantolato quest'oggi dopo il gol del vantaggio, non inquadra lo specchio della porta, termina così duplice fischio del direttore gara a carne molla di Ragusa, squadre che guadagnano gli spogliatoi su Farzai, 2-0 in favore della Nissa. Passiamo al film della ripresa con il recupero palla di Morales che divora l'avversario, manda in profondità ancora Zara, apre il piattone, intuisce solamente Mannino, balletto brasiliano e 3-0, doppietta di Angelo Azzara. Ed è tripudio per la Nissa al Palmintelli che gioca sul velluto nonostante il campo sia in terra battuta in attesa dell'inaugurazione del Pian del Lago. Dentro Messina e Sané per Tabasso e Zara, intanto al 58esimo all'ora di gioco, imbucata di Morales per Ortiz e calcia addosso a Mannino. 4 minuti più tardi termina la partita e Koulibaly che ha siglato subito la sua prima rete in bianco scudato il suo posto dentro San Martino al 75esimo. Morales in azione personale, strappa Morales, Morales col mancino dall'altro lato, che rete da maestro di calcio del fantasista argentino, spacca in due la retroguardia palermitana ed è 4-0 al Palmintelli, spazio anche a Balbo in luogo di Diaby al 79esimo. Ancora Morales che apre per Ortiz, mette dentro il cross toccato con la mano da parte di Tarantino, indica il dischetto del calcio di rigore il signor Carnemolla di Ragusa. Sul punto di battuta si presenta il panzer argentino, va Ortiz, si lascia ipnotizzare da Mannino e sulla ribattuta di nuovo Mannino, costretto agli straordinari. Permane il risultato di 4-0 al Palmintelli, dentro Nuccio per Scribani, non c'è più tempo, triplice fischio, la Nissa torna alla vittoria, lo fa in maniera imponente per 4-0 sul Cus Palermo alla prima di mister Boncore. E se il buongiorno si vede al mattino, oggi a Caltanissetta, è una giornata bellissima. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima! Il Missile Mary è sempre nei primissimi posti della classifica. Vediamo la partita di ieri contro il Gela. Nel campionato amici di Sportisili con la partita del Giovanni Aloisio di Missile Mary di fronte la Don Carlo di mister Salvatore Utro e il Gela, squadra di molto interessanti e anche di esperienza nella pallone. E però per la formazione ospite con il cross di Piazza, il colpo di testa di Abate, la palla che finisce in rete, ma l'ex attaccante tra le altre del Siracusa è in posizione di fuorigioco. Si affaccia in avanti per la prima volta in partita la Don Carlo Missile Mary con la fuga di Iraci, il suo destro, la palla che si alza sopra la traversa. Nel prosieguo dell'azione c'è un calcio d'angolo battuto corto, tante volte ha battuto corti i calci d'angolo la Don Carlo, la palla che viene messa fuori di testa, poi la riscodella Iraci sul secondo palo, il tentativo di sforbiciata, la palla che rimane lì, tiro di Concialdi, palla alta, invertito, cross con il sinistro, colpo di testa di Balistrelli, la palla che scende all'improvviso, colpisce la faccia esterna dal portiere, finisce sulla traversa e si perde fuori. Poi arrivano anche le prime occasioni per il Gela, qui sugli sviluppi di un calcio passato, del colpo di testa ben bloccato senza problemi da Simone Marino, attacco ancora una volta per la formazione ospita con la palla che rimane lì, tiro uncinato di sinistra decisamente più pericolosa, è la Don Carlo Missile Mary che insiste con l'Onigro, Balistrelli al limite, carica il destro, c'è la deviazione, palla che si perde, potrebbe rappresentare uno degli aghi della bilancia sulla partita. Qui Iraci, il tiro ribattuto sul rimbalzo, il più veloce sempre l'ex Canicattì che va giù, il direttore di gara fischia calcio di rigore tra le proteste dei giocatori del Gela, ma su consiglio del guardaline cambierà idea e concederà calcio di punizione dal limite alla Don Carlo Missile Mary. Qui dal nostro rallenti possiamo vedere come effettivamente Iraci sembra avere un piede quantomeno sulla linea dell'area di rigore e quindi in teoria è un calcio di rigore negato alla Don Carlo, che però insiste ancora alla ricerca del gol del vantaggio. Qui il calcio d'angolo di Lonigro per la sforbiciata di Iraci. Veniamo ancora ad un nuovo attacco da parte del Gela, qui con Piazza che lo prepara, poi la conclusione dalla distanza con la palla che si perde di poco, alla battuto all'interno dei 16 metri avversari, il colpo di testa di Cerniglia, la palla che si perde
di poco al lato e veniamo all'azione che sblocca la partita. Qui un po' distratta la difesa del Don Carlo, concede ad Abate la palla dell'1-0 e l'ex Siracusa sblocca la gara del Giovanni Aloisio con gli abbracci la Don Carlo Misilmeri, tanto che tre minuti dopo su un calcio d'angolo la palla che spiove sul secondo palo dove c'è Falsaperla, colpo di testa che bacia il palo interno e finisce la sua corsa in fondo al sacco, e 2-0 per il Gela allo scoccare del 45esimo, e segna anche il giovane, uno degli under in campo per Mister Evola, ovvero sia Falsaperla. Potrebbe addirittura spingersi in contropiede il Gela, ma su questa azione di piazza fermato da Africano si gela, e con le immagini passiamo a si fionda alla garibaldina alla ricerca dei gol che servono per evitare la sconfitta, ma qui intanto deve subire un contropiede con la conclusione che viene smanacciata e poi blu dall'altra parte. Può scatenarsi Benny Raci che controlla, guarda la porta disposta sul destro, spara la bomba che si insacca all'angolino, accorcia le distanze alla Don Carlo, rianima la sua squadra. Benny Raci ancora l'avanzata con il servizio ancora per l'ex Canicatti che prova a piazzare con sinistra, c'è la parata, l'azione prosegue, Balistreri e ancora il miracolo del portiere. Gol del due pari che però non è lontano, sembra nell'aria. Qui c'è ancora una palla gol per la Don Carlo con un Concialdi scatenato, il cross col colpo di testa, la parata, poi altro tiro respinto e azione che viene ancora una volta stoppata dai difensori del Gela, ma come dicevo il gol è nell'aria e arriva proprio qui la giocata di Piero Concialdi che porta a spasso mezza difesa, il cross per Pietro Balistreri, il pareggio di Pietro Balistreri che trova il primo stralarge per il Gela. Qui la palla viene gestita dagli ospiti e su questa giocata finisce la partita 2-2 tra Don Carlo Misilmeri e Gela. Non basta un secondo tempo all'assalto alla Don Carlo Misilmeri per... In promozione si è giocato il derby tra Marsala e Petrosino con i petrosileni che hanno vinto in trasferta. E inizia la partita tra Marsala e Petrosino in questo momento, subito con Pisciotta che gira il pallone dalle parti di Davide Quinci, calcio di punizione per il Marsala già battuto, attenzione siamo da Palladino, il tiro deviato e Rustico non ha enormi problemi. Agate, lancio in avanti di Agate a cercare Amodeo che viene anticipato, vediamo Rosella, ancora lui, Rosella, poi c'è il tiro, parato da Bevilacqua e poi Amodeo, attenzione, errore di Bevilacqua, ma comunque evita il gol, poi siamo da Catinella, il cross, colpo di testa ai Quinci, Bevilacqua, corner, e qua Bevilacqua ha fatto un mezzo miracolo. Pensate, Siracusa è più giovane di Bevilacqua. Tanto c'è il tiro di Leto che non trova lo specchio della porta. Torniamo al Mariano Didia per il secondo tempo. Dovrebbe essere entrato Cenciarelli. Quindi è entrato Cenciarelli al posto di Pisciotta che era acciaccato. E intanto comincia il secondo tempo con il Marsala subito con un lancio lungo verso Rustico. Tiene il pallone in campo Rosella, c'è il cross verso Amodeo, il tiro! Non trova lo specchio della porta, invece gol! È gol! Attenzione, c'è un passaggio, forse c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Petrosino, c'è stato un fallo di mano di... dovrebbe essere Leto. Siracusa contro Bevilacqua. Parato da Bevilacqua! Vediamo, colpo di testa di Palladino, attenzione, 1-2 verso Palladino, Palladino può involarsi, ancora lui, Palladino, il tiro che non trova lo specchio della porta, in Peduglia, York, il tiro non trova lo specchio della porta, questa è stata un'ottima occasione di Cowie York. Rubino, attenzione verso Arini. Cross di Arini, attenzione, Meo potrebbe calciare, tiro di Meo, non trova lo specchio della porta. Bella però questa azione del Marsala. Giargio, attenzione, è finita la partita, 0-1 il risultato, 3 punti per il Petrosino con il gol di Giovanni Amodeo.
da Matteo Licata, dallo stadio dal campo Mariano Di Dia di Marsala Strasatti, un cordiale saluto a tutti. E per oggi terminiamo qui la nostra edizione del notiziario. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Nicola Donato alle 21.30 con Top Sport, dove vedrete anche, oltre questi, altri filmati, approfondimenti, ospiti studio, insomma il solito rotocalco molto nutrito da parte della nostra redazione sportiva. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web, www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete le dirette e approfondimenti. Vi ricordo anche i nuovi canali YouTube e TikTok, sempre su Canale 2. Grazie a tutti voi e buonasera. Canale 2, pubblicità. Nuova apertura, le tentazioni dei desideri, per accompagnare la vostra vita a tavola con la fragranza del nostro pane e le nostre specialità artigianali. Infinite prelibatezze, sia dolci che salate, tutte di nostra produzione, con ingredienti di prima scelta, dal pane e i panini di tutti i formati, dal pane con le olive o integrale alla pizza a taglio, dalla tavola calda ai calzoni, alle schiacciate e ai grissini. I biscotti Regina, i tagliancozzi con mandorle, le frittelle, le cassatelle di fichi. Le tentazioni dei desideri. Veniteci a trovare. Siamo in Contrada Cuori di Gesù, 1267 a Marsala. Diffondiamo passione e amore per la cura degli animali a tutti i nostri clienti. Siamo sempre dalla parte di chi ama i propri pets e abbiamo fatto di questa dedizione un lavoro. Da noi trovi mangimi e accessori per animali da cortile e tutto ciò che riguarda i nostri amici, dalle crocchette ai cibi umidi per cani e gatti, mangimi per pesci e tartarughe, uccelli e roditori. Si possono acquistare numerosi accessori, dalle spazzole ai giochi, cucce e scodelle, guinzagli, gli antiparassitari di tutte le tipologie, la ferramenta, gli accessori da giardinaggio, piante da orto e fiorite, le bombole Agip e tanto altro. Accettiamo prenotazioni di galline, pulcini, polli e pappagalli allevati a mano. Consegniamo a domicilio. Che aspetti? La Crusca si trova a Marsala, in Contrada Ciancio 29, accanto alla farmacia. Telefono 346 78 55 396. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. D&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. www.canale2.com